Buonasera, buongiorno a tutti. In realtà sono le 8:43 di sera. Sono uscite parecchie novità, le state vedendo? O meglio, le state vedendo la live che c'è stata alle 5 di questo pomeriggio. Io ci ho messo un po' tra il problema alla linea che ho avuto, che ho ancora, tra le svariate cose da tirar fuori, come le immagini, come capire cosa c'era nella patch di differente, eccetera, eccetera. Ci ho messo un po' per far uscire questo video. In realtà anche il caricamento andrà molto lento, ma spero che entro stasera ve lo riesca a portare. Partiamo subito, cerchiamo di essere veloci. Patch numero 2 c'è, è online sul test server. Mancano, ve lo dico già di base, tutte le armi nuove, quindi tutte le crossbow non ci sono in questo momento sul test server. Ci sono alcune cambiamenti, alcune armi e alcune come le Hive Bomb, le Bear Trap all'interno della patch 2. Probabilmente le crossbow verranno messe e aggiunte dopo che sarà uscita questa patch, giusto per proseguire e continuare a dare aggiornamenti a questo gioco. Premetto che questa è una patch che a me piace tantissimo, hanno fatto dei cambiamenti bellissimi, andiamoli subito a vedere. Io ho preso le immagini mentre questi due scemi, che sinceramente lei mi sta sul cazzo pesantemente, lui parla come se non ci fosse un domani, e capirlo devo sentirlo due o tre volte perché l'inglese è quello che so. Comunque, dopo aver letto tutto, andiamo subito con le novità. Quali sono le novità? Che cosa ci si deve aspettare da questa patch? Beh, andiamole subito a vedere. La prima cosa che hanno introdotto è stato gli hunter poses, quindi gli hunter che si mettono in posa per fare i fighi quando hai determinate armi in mano. È bellissimo, soprattutto per fare gli screenshot per i video. Grazie Crytek per avermi fatto fare questa bellissima cosa. Non servono a un cazzo, è solo ed esclusivamente estetica. Quindi possiamo passare tranquillamente oltre. Per quanto riguarda invece il secondo cambiamento è la Derringer, che è un tools, che è la pistola che spara 4 proiettili contemporaneamente. Non credo sia mai stata usata e quindi l'hanno cambiata leggermente, fa un pochino più danni, è un tools, quindi continueremo a ignorarle e andare avanti a quel che l'è. Questo è il primo cambiamento vero e proprio, il Winfield. Allora, gli hanno aumentato il costo di tutti i Winfield, quindi hanno veramente capito che il Winfield può essere un problema. In effetti ha tantissime munizioni, lo dicono anche loro, tantissime munizioni e un altissimo rateo di fuoco. Loro l'hanno peggiorato, soprattutto per quanto riguarda la rosa finale. Quindi se si spara in sequenza, la rosa sarà molto ampia, in più ha un rinculo, gli hanno aumentato il rinculo in altezza, quindi quando sparate si alzerà la mira e anche la ricarica è stata leggermente aumentata. Inoltre sono stati diminuiti i danni che fa. Quindi è stato, diciamo, bilanciato, visto che c'era stato quel problema del fatto che tutti avessero adesso tutti la vita uguale, dai tier 1 ai tier 3, e giustamente i tier 3 si lamentavano che con un Winfield venivi shottato. Bene, adesso con il Winfield ti fai il solletico. Meglio, sinceramente molto meglio. Questa è la seconda novità che andiamo a vedere, che ci hanno fatto vedere, e cioè l'HUD quando veniamo uccisi. Se venite uccisi, d'ora in avanti vi verrà fuori questa bellissima schermata che vi dirà che siete down o siete morti, quindi siete a terra e potete essere rianimati dal vostro compagno, oppure siete morti definitivamente. Chi vi ha ucciso? Quindi se è un PNG per caduta, per casualità, per una persona in questo caso, che cosa vi ha ucciso? Quindi se è tipo l'Armored, loro hanno fatto vedere anche l'Armored, ci si verrà fuori l'immagine dell'Armored, sarò l'immagine del player, che rank è, che livello è, con che arma vi ha ucciso e a che distanza, se è un headshot o meno. E anche se siete dietro a un muro. Quindi sappiate che anche se siete dietro al muro, magari con il nitro vi sparano da dietro al muro, sappiate che vi segnaleranno un po' tutto. Secondo me è una bellissima ampliamento di quello che è in realtà il gioco. In effetti, quando si moriva non si capiva mai che cazzo fosse successo, magari alcune volte adesso lo sapremo finalmente. Prima aggiunta vera e propria, Flare Gun. Allora, questo è, vabbè, la lanciarazzi. Loro hanno fatto vedere svariate scene. La lanciarazzi è utilizzabile per dare fuoco ai mob. Non è utilizzabile per dare fuoco ai cadaveri dei propri nemici, quindi come il Fusees. Può essere utilizzata per accecare gli amici.
scusate, gli amici, i nemici, ma in realtà anche gli amici, e soprattutto è utilizzata durante le mappe notturne. Loro la utilizzano durante le mappe notturne perché il flare dura circa 30-40 secondi, poi si spegne mentre il fusees dura molto di più, però può illuminare un'intera area, si può sparare per aria e rimane in area mentre fa luce. Quindi si vedono, oltre che le ombre, fa proprio molta più luce. Inoltre, se si spara tipo al boss o agli armored, gli si dà fuoco. È un tool, si può comprare o non si può comprare, costerà un cazzo, quindi direi che portarselo dietro non fa mai male. Altra aggiunta, Hive Bomb. L'Hive Bomb è questo barattolo pieno di questi bellissimi insettini del cazzo che mi inseguiranno. Può essere lanciato anche in una zona dove si sa che ci sono dei nemici. Le Hive li andranno ad inseguire. Non instakillano, sono come le Hive, normalissime, i mob che troviamo in giro. Quindi quando vi attaccano vi fanno del danno. Potete scappare e uscire dalla loro portata se vi allontanate da dove si è rotto il barattolo. Potete uscire dalla loro portata se rimanete dentro. È molto probabile che prima di tutto vi avvelenano, perché succede. Seconda cosa, vi possono uccidere se magari avete prima subito un colpo. Non istantaneamente, però dopo qualche secondo potreste andare giù. Bear Trap, è un'altra aggiunta, secondo me bellissima. Sono in realtà un po' indeciso, dovrò provarla, poi vi porterò magari qualche gameplay quando la mia linea mi ritorna. La Bear Trap è questa, sono queste trappole da orso che si possono prima di tutto prendere come tool, come la concertina. E seconda cosa, possono essere trovate in giro per la mappa ed essere piazzate davanti alle porte. Questo che cosa concerne? Che non si viene in realtà intrappolati, si vede anche nel video della loro live, non si viene intrappolati, ma si subisce un tot di danno. Non vi ucciderà, però vi fa sanguinamento e vi fa subire un tot di danno. E in più fa rumore. Quindi è un ottimo modo al posto della concertina per bloccare o comunque per fare spot dalle varie porte. Molto carina come aggiunta, devo dire, a me è piaciuta particolarmente tanto come aggiunta. Sicuramente verrà utilizzata, è anche divertente da utilizzare, da lasciare vicino magari agli indizi, quindi da portarsela dietro, lasciarla vicino agli indizi, così che uno venga ferito mentre lì magari li va a prendere. Ah, devo dire, svariati usi che fantasia, fatti avanti, vediamo un po' come la gente li potrà utilizzare. Anzi, se avete delle idee, scrivetele qui sotto al video. Due tratti sono stati aggiunti, due tratti. Il primo è Tomahawk. Quindi, se si trovano i martelli o le asce in giro e si ha questo tratto, si possono lanciare come dei Preppy Tomahawk. Quindi instakilleranno tutto quello che è sul loro percorso, come i mob, come probabilmente anche i player. È un tratto che può essere utile, come non può essere utile. Io sinceramente lo trovo un po' inutile, non so quanti di voi utilizzino questi oggetti, ma meglio averlo che non averlo. L'altro tratto in realtà che è uscito, fatemi vedere se lo trovo. No, ma comunque è il Beastface. Aspettate un attimo, vediamo se per caso lo trovo. Eccolo qua. Questo bellissimo tratto qua, scusatemi, io ve lo facevo vedere nell'altro schermo. Comunque questo bellissimo tratto qua. Cosa comporta questo tratto? Questo tratto, se si prende, fa sì che se voi vi avvicinate a dei corvi, a dei cavalli, a dei lupi, a dei cani, al cazzo che volete, a qualsiasi animale, potrete andargli molto più vicino se andate ovviamente accucciati. Quindi potrete passare molto più vicino ai corvi e i corvi non si spaventeranno. Questo è un bellissimo tratto, sinceramente. Lo reputo veramente un bellissimo tratto, soprattutto per chi gioca molto stealth. Normalmente io e il mio compagno non siamo per un cazzo stealth, noi spariamo senza problemi e chi se ne frega. Però chi invece ha magari un po' più timore, non è, diciamo, sicuro di quello che sta facendo, questo tratto può aiutarlo molto, può veramente aiutarlo tantissimo. L'ultimo tratto, che è quella, l'ultima cosa che hanno inserito in questa patch 2, è il Dark Side Boost. Ora, qua c'è da aprire una parentesi enorme. Spaventerà. Spaventerà, non so perché c'è una linea bellissima nera, probabilmente l'ho fatta io con Paint. Che schifo. Questo tratto spaventerà perché si attiva solo ed esclusivamente quando voi fate il boss, quindi quando voi prendete la taglia.
Lo avete per 15 secondi, attivabile quando volete voi. In pratica, quando andate in Darkseid, potrete vedere tramite quella nuvoletta arancione dove sono i nemici, quindi i player che magari vi stanno aspettando per camperarvi. Questo stato è stato messo proprio per questo motivo, per evitare i camper allo spawn. Voi avrete 15 secondi in cui per 15 secondi se tenete premuto E o per 2-3 secondi poi a scalare gli altri, potrete vedere le nuvolette arancioni che vi indicano dove sono i player che vi aspettano. Quindi quando voi prendete la taglia basterà premere E, fare un giro 360 gradi e vedrete magari dove sono posizionati i camper all'incirca una quarantina di metri di distanza da voi. Molto utile, lo reputo veramente un'aggiunta bellissima, bellissima di Crytek. Anche loro hanno riferito che il camping comunque fa parte del gioco ed è vero, però è giusto anche che se uno si fa lo sbatte e arriva al boss prima degli altri, facendosi tre indizi e magari uccidendo una o due persone, è giusto che abbia un vantaggio visto che ha recuperato la taglia del boss per poterla estrarre, in questo caso poter vedere gli avversari per 15 secondi. L'ultima aggiunta, in realtà, della patch che si legge nella patch note, non hanno fatto vedere questa cosa, è il Looting Hunter, quindi è questa bellissima novità. In pratica, quando voi andate ad uccidere un avversario, potrete lootarlo. Avrete il 25% di possibilità di ripristinare un consumabile che voi avete utilizzato, e in più, se voi prendete una bounty, ok? Però non riceverete il loot di quell'hunter, quindi voi non potrete lootarlo. In pratica, se voi uccidete qualcuno in giro, vi potete recuperare alcuni proiettili dell'arma che voi avete utilizzato, avete il 25% di possibilità di ripristinare il consumabile. Se invece voi uccidete chi ha la bounty, voi recupererete la bounty, ma non avrete il looting. Non male, non male. Devo dire, dai, questa è una patch secondo me che vale la pena far vedere e da provare, aspettando le crossbow, perché quelle sono quelle che secondo me, e le sticky bomb, che secondo me quelle che aspettiamo tutti, però devo dire che queste aggiunte in questa maniera, oltre all'ottimizzazione della linea e altre cavolate come l'audio quando si salta e determinate cose, devo dire che Crytek sta lavorando a testa bassa, andando dritti su dei binari che sono stati ben piazzati. Quindi complimenti a Crytek. Fatemi sapere che cosa ne pensate voi di tutta questa patch. Fatemi sapere se l'avete già provata al posto mio. E ci vediamo al prossimo video, magari con qualche gameplay in cui magari proviamo queste novità. Ciao a tutti!